Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale YouTube, Gabs Grilling Experience. Oggi invece parleremo di moto. Questo è il mio ultimo acquisto, una full electric della Zero Motorcycles, la FXE 7.2. Tralasciamo le dimensioni che possiamo trovare sul sito di Zero Motorcycles, salvo il peso che è di 135 kg in ordine di marcia. Passiamo all'autonomia. L'autonomia è dichiarata in 161 km nel ciclo urbano, 97 km nel ciclo misto a circa 90 all'ora e 64 km in autostrada a circa 115 km orari. Devo dire che nell'uso che ne faccio io, che è misto strada extraurbana e ciclo urbano, i 100 km con una carica di batteria si possono raggiungere. Chiaramente non ho mai fatto un percorso da 100% ricarica a zero. Il motore è uno Z-Force 75-5, brushless, a magneti permanenti e flusso radiale, ed eroga una potenza massima di 44 kW a 4500 giri, ma soprattutto una coppia massima di 106 Nm, che per gli ignoranti come me è 10,81 kg. La potenza in continuo è di 21 cavalli a 4300 giri. Velocità massima dichiarata 132 di effettiva di punta, mentre la sostenuta 121. Una prova fatta in superstrada mi ha portato però molto oltre di strumento. Come vedete, chiaramente scritto sulla moto che la batteria è da 7,2 kW agli ioni di litio. La capacità massima 7,2, la capacità nominale 6,3. La carica avviene tramite un caricatore integrato da 650 watt. La carica da 0% di batteria fino al 100% richiede 9 ore, ma si attacca semplicemente alla presa di casa, cosa che faccio io tutti i giorni, ed è assolutamente comodo caricarla magari di notte, quando di giorno poi la si usa per fare il commuting casa lavoro. Questo è il display TFT di cui è dotata la moto. Vedete che lampeggia la spia rossa, significa che c'è giù il cavalletto e quindi la moto non parte. Quando si solleva il cavalletto e la moto è pronta a partire, si accende una spia verde qui e ci dà il consenso al movimento. Reparto sospensioni: forcelle a steli rovesciati da 41 mm Showa, totalmente regolabili in precarico, estensione e compressione, e posteriore sempre un ammortizzatore totalmente regolabile Showa, lo vedete qua. Reparto freni firmato J1, un disco da 320 mm di diametro e 5 mm di spessore, con una pinza flottante a due pistoncini asimmetrici. Questo è evidentemente l'anteriore. Ci spostiamo al posteriore, dove troviamo un disco da 240 mm per 5 mm di spessore, con una pinza monopistone flottante, sempre J1. Devo dire che frenano molto bene, la frenata è molto pronta e aggressiva. Pneumatici Pirelli Diablo Rosso 2 nelle misure 110-70 all'anteriore, ecco qua, al posteriore 140-70, sono montati su cerchi da 17 pollici. Il canale dell'anteriore largo 3 pollici, il canale del posteriore 3 pollici e mezzo. La garanzia sul veicolo è 2 anni sulla moto, mentre sulla batteria è 5 anni a chilometraggio illimitato. Il costo di ricarica medio indicato sul sito di Zero Motorcycles è di circa 1,50 euro, e secondo me è plausibile, dato che comunque non si parte mai dalla scarica completa della batteria. Io mi regolo tra il 25-30% per raggiungere l'80-90% di carica della batteria, in modo da mantenerne lo stato di efficienza più elevato possibile il più a lungo possibile.
Per concludere il video di oggi, devo dire che si fa presto l'abitudine alla assenza delle leve della frizione e del cambio, e presto si fa anche l'abitudine alla coppia costante, qualunque numero di giri che la moto è capace di erogare. Le mappature sono tre: la Sport, che eroga la potenza e la coppia massima e sviluppa la velocità massima; la Eco, che riduce la velocità a 110 km orari circa di punta e riduce anche la trasmissione della coppia a terra di circa la metà; e la Custom, che può essere impostata tramite l'applicazione dal cellulare secondo le preferenze del pilota. Devo dire che in questo mesetto in cui l'ho guidata l'ho trovata molto molto divertente, e più la guido e più mi piace guidarla. Lascia proprio il desiderio alla fine del percorso di ricominciare il più presto possibile. E con questa inquadratura finale della moto intera vi saluto e vi ringrazio di essere rimasti con me fino a questo momento. La prova dinamica la faremo quando l'asfalto sarà un pochino più caldo e le temperature ci permetteranno di spingere nei limiti della legalità un pochino di più, per comprendere le caratteristiche dinamiche della moto, che però già vi posso anticipare sono veramente di agilità estrema, prontissima risposta all'acceleratore e grande divertimento alla guida.